Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Ecore Pike 7 3G, un tablet 7 pollici con la particolarità di essere dual SIM. Andiamo a vedere cos'altro contiene la confezione. Vi faccio vedere un attimo una particolarità di questa confezione, perché dietro, oltre ad esserci una scheda tecnica abbastanza completa, alcune informazioni mancano, vi è anche una scritta contenuto della confezione. Come potete vedere, c'è scritto che contiene ovviamente il tablet, il cavo USB, il caricabatterie e una documentazione rapida. Ma andando a girare la confezione e aprendola, la confezione, troviamo sì il tablet qui in alto, anche se in realtà sembra più un grosso smartphone, considerata anche la capsula auricolare, ma sotto questa copertura troviamo una scatolina che contiene alcuna documentazione e un adesivo di Ecore, eccolo qui, che andiamo a rimuovere. Ancora sotto troviamo una guida davvero molto molto rapida, il certificato di garanzia, il cavo dati, ma come potete vedere non c'è il caricabatterie. La confezione ci è arrivata sigillata, quindi un pochettino di incongruenza tra le informazioni scritte sopra e quelle e il contenuto effettivo della confezione. Ci informeremo da Ecore che cosa vuol dire questo. Troviamo comunque qui il tablet con preapplicata una pellicola trasparente, quindi che ci permette di utilizzarlo anche subito una volta estratto dalla scatola. Andiamo a vedere come qua ci sono i vari sensori e quello di luminosità e di prossimità, perché il tablet può essere appoggiato al telefono con la capsula auricolare, una non meglio specificata camera frontale. Appena lo metteremo in funzione andremo con vari programmi a vedere quali sono le caratteristiche tecniche delle camere, e qui abbiamo il tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco e il bilanciere del volume sul lato destro, nient'altro, sul lato sinistro nulla, pulito, lato inferiore nulla, pulito, lato superiore presa micro USB e il jack da 3,5 per le cuffie. Andiamo a ruotare il tablet, troviamo qui un'altra non meglio specificata camera, anche qui ci informeremo quando sarà in funzione il tablet, e la griglia per l'altoparlante di sistema qua in basso, e sopra l'incavo per inserire l'unghia per andare ad aprire la parte superiore. Andiamola quindi ad aprire questa parte superiore. Troviamo due slot per le SIM, uno in formato standard, l'altro in formato micro, e lo slot di espansione di memoria che va ad espandere i 4 GB di memoria. Le dimensioni di questo apparecchio sono 190 mm x 110 x 11 di spessore, per un peso di 290 grammi. Il display è un'unità da 7 pollici con risoluzione 1024x600 pixel. Il processore è anche qui un non meglio specificato dual core da 1,3 GHz con GPU Mali 400 MP2. Abbiamo inoltre il Wi-Fi e BGN, intanto ve lo accendo, e 4 bande GSM e parte WCDMA, GPS accelerometro e batteria dichiarata da 3000 mAh. Ovviamente ho sbagliato tasto per accenderlo. Aspettiamo, intanto vi dico che il tablet è lucido al tatto e quindi patisce un pochino le ditate, e sono le cornici sono piuttosto spesse in rapporto al display. Andiamo a vedere, la tecnologia del display è un IPS, però si è acceso con una discreta velocità. Qui possiamo già vedere l'interfaccia come è personalizzata, l'andremo a vedere poi bene nella recensione. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.